Buongiorno a tutti. Stamattina devo pulire il mio frigorifero, come l'avevo già accennato. E niente, c'è ancora rimasto un po' di ghiaccio lì sopra, però nel frattempo tiro via tutte le mensole e li lavo intanto, così mi metto i lavori già un po' più avanti. Allora, intanto svuotiamo tutto. Lavo tutto con il detersivo per i piatti.
secondo di voi devi cambiare la cucina, vi consiglio prendere un lavandino molto più grande di così, perché è anche scomodo. Adesso ci sono i lavandini, se tipo vasca lavandino, secondo me è molto comodo anche per fare queste cose qua. Ecco, non prendete mai il lavandino così perché non sono scomodi, ecco. Qua ci è rimasto tutto il cibo. Pulisco tutto con una spugnetta e detersivi per i piatti. Allora ragazzi, qua sono rimaste tutte le macchie. Non mi va di mettere le cose chimiche, però non ho l'altra scelta. Ecco, questa è la candeggina, la metto un pochettino qua a vedere se va via. Dopo puliamo a modo. Insomma, metto una spugnetta che non va giù, così vediamo che entra dentro. Asciugo tutti i pezzi del frigorifero con un panno asciutto. Ah ragazzi, mi sono rimaste tutte queste qua, guardate, 50 spaghetti, tutti insieme, bietole, mica bietole, petoline, gli spinaci, questo li faccio per stasera. Adesso i piselli però li metto dentro un altro sacchetto perché avete visto che così perdono. Preparo già tutto per stasera. Qua ci sono 50 sacchetti, tutta una cosa, non so se vi capita mai, a me mi capita purtroppo quando frigo pieno non vede quello che c'è dentro. I piselli invece li metto dentro un sacchetto che così non perdono. Così almeno non si perdono dentro il freezer. Ho utilizzato l'ultimo ragù che avevo dentro freezer per il pranzo. Poi con un straccetto vado a pulire per bene tutto.
È un straccio che avevo bagnato sotto l'acqua, senza niente. Poi pulisco tutto con un panno asciutto. Ragazzi, vedete le macchie? Ci sono rimaste un pochettino, però pochissima roba. Così sono riuscita a pulire un po' più a modo. Rimetto tutti i pezzi del frigo come erano prima. Ogni tanto guardo anche l'altezza se mi va bene, che così mi ci sta anche l'acqua. Ed eccoci qua, ragazza. Qua ci ho messo il ketchup, qua c'è il brodo, c'è la cipolla che è aperta, la tengo così non prende odori. L'uovo li devo comprare, è rimasta una mozzarella anche, qua anche un po' di lievito, qua ci sono le bevande, anche il pomodoro, il latte, là il mio frigo quasi vuoto, vedete anche voi che sono rimaste pochissime cose, qua invece ci ho messo praticamente, qua ci sono le gocce di cioccolata, anche così le cioccolate da fare un po' di dolci. Ho delle olive, qualche wurster qua, poi dopo qua ce l'ho un po' di formaggio. Qua ragazzi ho messo le cipolle, queste qua che ogni tanto le metto dentro in insalata, le tengo così non prende nessun odore il frigo. Qua ci sono alcuni limoni lime anche, qua ho guardato anche la scadenza di alcuni farmaci, li tengo qua intanto e basta ragazzi, domani mi sa che devo andare a fare la spesa. Ah, dentro freezer invece mi è rimasto solo i pisellini, un po' di prezzemolo e qua c'è un po' di un succo di pomodoro e peperoni che lo uso solo io e così ho svuotato tutto. Stasera invece mangio i bastoncini, Andrea mangia le bistecche, che così finisco di svuotare tutto il frigo e poi mangerò un po' di verdura e basta ragazzi. Spero che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!